Trump nella sua campagna elettorale ha promesso addirittura di vietare l'ingresso dei musulmani negli Stati Uniti. Stati Uniti che naturalmente ospitano già una vasta comunità musulmana di milioni di persone che non credo Trump possa espellere neanche essendo stato eletto presidente. È un modo di intendere il presente e il futuro come necessità di asserragliarsi, di respingere un assedio. Questa stessa sindrome, io la chiamo così, in Europa si è manifestata a cominciare da paesi nei quali la presenza islamica è limitatissima. Penso all'Ungheria, penso alla Polonia, penso ad alcuni land tedeschi in cui hanno vinto le formazioni xenofobe e i movimenti che predicano la resistenza contro l'islamizzazione dell'Europa, dove i migranti sono una percentuale minima della popolazione. È, diciamo, un manifestarsi di una identità fragile, io credo, un aggrapparsi all'idea che finché siamo in tempo dobbiamo respingerli, che non guarda i dati di realtà. Gli europei sono 500 milioni di persone, i musulmani in Europa a stento oggi sono 20 milioni di persone, io non credo che corriamo pericoli di essere islamizzati. Più che di oceano parlerei di un mare che si chiama Mare Mediterraneo, detto anche Mare Nostrum, ma essendo Nostrum ci accomuna più che separarci con una sponda sud che oggi è assolutamente in pieno subbuglio, anche drammatico, guerre da una parte, Medio Oriente, in Africa un'esplosione di natalità senza precedenti nella storia e contemporaneamente destabilizzazione politica, infiltrazioni terroristiche, calamità naturali come la siccità. Tutto questo si riversa nel nostro mare e si riversa su un paese che ha 8.000 km di coste e già ha prodotto in una forma relativamente limitata una trasformazione sociale, perché i musulmani che vivono in Italia sono circa 1,5 milioni, quindi un numero limitato se si paragona alla Francia o alla Germania, ma cospicuo. E soprattutto la prospettiva quella di un insediarsi e di un allargarsi di questa comunità. Allora, o la consideriamo la disgrazia e come tale la trattiamo, cerchiamo di buttarli a mare, di eliminarli, ma è un po' complicatino eliminare 1,5 milioni di persone, oppure cominciamo a conoscerli, a dialogare con loro, a verificare che non sono tutti uguali tra di loro, banale a dirsi, non sono tutti terroristi, non sono tutti santerellini, vogliamo dire anche questo, ovvio, esattamente come tra di noi, e si tratta di cogliere anche le dinamiche al loro interno, cambiano vivendo tra di noi e c'è in particolare intorno alla condizione, alla libertà, alla dignità e al corpo della donna è in atto sicuramente una contesa culturale forte al loro interno, non solo in questo campo, ma questo mi sembra un punto più dolente, più aperto su quale ci siamo confrontati, ma stanno cambiando le cose, quindi temo che ne abbiamo una visione troppo viziata di antichi pregiudizi.